Siamo a Contrada San Pietro, a Cellino Attanasio. La signora Nina Iacovone festeggia 105 anni e adesso facciamo parlare la sorella, appunto Bettina, che ha anche una bella età, 90 anni. Signora, quanti nipoti ci sono? Quanti sono i nipoti? Le nipoti 21 ne tengo. 21. Tengo 6 femmine e 4 mischi, dici fuori? E 21 nipoti. Ne siamo parecchi, siamo tantissimi. Si parlava di 22, 21, 22 nipoti. Ho la seconda generazione, la terza che sta aumentando sempre di più, ne siamo veramente tanti. Sono felicissimo di festeggiare 105 anni di mia zia. Prossimamente anche quelli di mia nonna che fa 90 anni il 16. La festeggiamo il 16, va bene. Smile without a reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Light that slowly disappears. There's still another game to play, and life is beautiful that way. Da bambini ci portavano in campagna a giocare, a raccogliere le olive, l'uva. Allora il segreto è la vita sana, il cibo. Qual è il segreto per arrivare a questa età? Sì, sicuro, la vita sana è come la nonnina, qua mangiare una volta al giorno, possibilmente. Tortellini. Sapevo che beve ancora il vino. Sì, beve il vino. Beve il vino. L'unica cosa che beve, l'acqua proprio non la vuole sentire. Non è da tutti i giorni festeggiare i 105 anni, quindi. Ma chiunque l'ha sentito questi giorni, possibile, 105, no, non è possibile, invece ecco qua, 105. Sì, sì, sono tutti felici. 15 agosto facciamo la festa qua, tutto qua, vieni. E che mangiate di buono? Ma te l'ho detto, gnocchi, tagliatelle, l'agnello, l'agnello, tacchino, tutto nostro, salsicce. C'è un po' l'estero, mentre devo mangiare le belle riosce e buono. Cosa mangiamo? Le belle macchine io che volo a messa. Anna Maria, lei conosce molto bene. Io li ho conosciuti 26 anni fa, che abbiamo da Canosa Sannita abbiamo comprato un'azienda proprio qui vicino. E noi eravamo in campagna, qua la mattina alle 3:30, alle 4, noi stavamo in campagna e Nina la trovavo già a cantare con i tacchini, in mezzo alle cose, già stava fuori all'aria aperta. Che cosa le raccontava di quando era giovane, di com'era l'Italia? E raccontava i problemi della guerra, la fame che ci stava, e la sorella che aveva 10 figli. Che... Poi lei 35 anni fa è venuta ad abitare con questa nipote. Non è da tutti, anche questo non è da tutti i giorni, visto che ormai i matrimoni non durano niente, quindi famiglie complete non ci sono, e famiglie né complete né unite. Invece in questo appuntamento è atteso, il giorno più atteso,
nella zia, proprio per stare tutti insieme, per riunire tutta la famiglia. Però Natale è un problema, tutti i regali che bisogna fare, ma è un problema. Nessuno fa niente a nessuno, solo gli auguri, il regalo più bello sono gli auguri e stare insieme, quindi quello è l'importante. Monday finds you like a bomb that's been left ticking there too long. You're bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. But I